Andiamo avanti nella nostra, diciamo, analisi della cinematica e affrontiamo ora il moto uniformemente accelerato, vero? Nel moto uniformemente accelerato l'accelerazione non è più uguale a zero, ma è diversa da zero. Noi analizzeremo solo casi in cui l'accelerazione è costante, perché come detto, se l'accelerazione non fosse costante, entriamo nel campo delle funzioni matematiche, funzioni del tempo. E dovremmo analizzare anche tutta la parte, ci manca tutta la parte matematica che è le derivate e quindi ovviamente le equazioni differenziali che affronterete per chi avrà voglia di continuare a studiare ingegneria o comunque in facoltà scientifiche. Che noi utilizzeremo sono queste due, che sono le stesse che già avete usato nel moto uniforme, però si aggiunge il termine dell'accelerazione. Saranno le famose due equazioni della cinematica. Quindi quella che abbiamo usato era un caso particolare di questo. Va bene? Quello che abbiamo usato noi erano casi particolari dove questo termine e questo termine era uguale a zero, va bene? Però queste sono quelle generali. Sono le due equazioni chiamate le due equazioni della cinematica. Permettono di risolvere problemi di cinematica dove alla fine della soluzione del problema abbiamo determinato lo spazio, la velocità e l'accelerazione, va bene? Che è costante, come detto, nei casi nostri. Bene? Perché questa formula vale solo nel caso che l'accelerazione sia costante, altrimenti diventa più complessa. Ok? Bene. Fatto, diciamo, la teoria, come vedete, breve. La cosa molto più complessa è la capacità di risolvere gli esercizi. Allora, partiamo dal primo. Un motociclista partendo da fermo dopo un intervallo di tempo di 5 secondi a una velocità di 81 km/h determina la sua accelerazione media. Chiaro? Dando per scontato l'accelerazione sia costante. Quindi la chiamo media, ma è costante. Allora, questo. Va bene? Come si risolve questo esercizio? Allora, innanzitutto si mette i dati, parte da fermo. Cosa vuol dire parte da fermo? Allora, fermo restando non definisce da dove parte, partirà dal punto d'origine del sistema di riferimento. Va bene? Quindi S0 uguale a 0. V0 uguale a. A questo punto sostituite, più conoscete la velocità finale, che è 81, la riportate in unità di misura internazionale, che è metro al secondo, e come si fa? Si divide per 3,6, calcolatrice, cercate sempre di averla dietro, sembra un esercizio banale, ma anche sapete usare la calcolatrice. Non è per voi una cosa banale. Cercate di avere la calcolatrice a due righe, sempre, perché quella a righe solo vi costringe a grossi problemi. Questa è quella ottimale, costa 29 € e vi porta fino alla quinta. Va bene? Anche io di sta va bene.
però usate sempre, mettete sempre dentro la calcolatrice l'equazione completa. Ora in questo caso non c'è problema. Ora io sono anche un po' cieco. Allora, se la trovo almeno, se tu la rubi, lo attacchi. 29 euro. Le tratte telefoniche di una settimana vostra, vero? Fra TikTok, strillare vari giochini, no. Allora, e questo fa 22,5 metri al secondo. A questo punto ho tutti i dati per sostituire nelle due equazioni. Quelle della cinematica che vi ho dato. Sostituisco valori, S finale non lo conosco, se ricordo male, non lo conosco, quindi lascio incognito. Mi raccomando, imparate a lavorare con incognite diverse da X e Y, vero? S in questo caso è un'incognita, come fosse una X, non vi fate spaventare, vero? S uguale S0 vale 0, V0 vale 0, mi raccomando 0 per T fa 0, a prescindere, vero? Voglio dire che qualcuno riesce a moltiplicare anche lo 0 con qualche numero, capacità non, molto diffusa a liti, un mezzo per A, incognita, vero? Il tempo è 5 secondi, T alla seconda fa, siete dei maghi della matematica. Velocità finale, quanto vale? 22 minuti. Perfetto. V0 vale A è costante, T vale 5. Sistema lineare in due incognite. Quali sono le incognite? Bene? Quindi voi lo sapete risolvere, siete dei maghi della matematica. Vero? Qui? Sopra? Un mezzo più per A per 25. L'A come fosse la Y, l'S come fosse la X, vero? Per voi non c'è segreto, eh? Sapete risolvere? Viene una lavagna risolvere, lo scelgo io. Scelgo uno, viene una lavagna risolvere. Chi scelgo? Sapete risolvere o no? Alza la mano chi non sa risolvere. Chi non lo sa, Chi non lo sa? Te non lo sa fare. Ma, te non sa fare? Ora di Lazzarini, te non sa fare? Lo sa risolvere o no? Alzi la mano chi non lo sa risolvere. Chi non lo sa risolvere. Senza paura, perché guardate li chiamo, la lavagna. Alzi tutti la mano. Chi è che lo sa risolvere? Quegli altri. Lo sa risolvere, ovvio. Cioè, da gesso, noi siamo ragazzi dinamici. Vai, scancella. Sono serio, si scrive. Morelli. No, ha ragione. Bravo, grazie. Allora, risolviamo l'equazione in questa maniera. Questo video era fermo. Ok? Per chi? Bene, andiamo a vedere il prossimo esercizio. Facciamo questo. Bene, un motoscafo sta viaggiando a 27 km/h, tripla la sua velocità in 15 secondi. Qual è la sua accelerazione media? Allora, prima informazione. S0 vale 0. Quando non è precisato, non vi confondete la strada, mettete sempre 0, vero? Perché prendete l'origine e il punto di partenza dell'analisi del problema. Il problema parte dicendo un motoscafo sta viaggiando. Nel momento in cui sta viaggiando, voi ponete S0 uguale a 0. Chiaro? Se non vi dice sta partendo a 100 km da. Ma siccome sta viaggiando, non avete il punto iniziale, lo scegliete voi e lo mettete 0. Non siete masochisti da scegliere un S0 e un S0 a 0. Quindi S0 vale 0. V0 vale? Fratto? Riportatelo sempre in metri al secondo, va bene? 7,5.
Il tempo vale? La facciamo finale, vale? Quindi, che numero vogliamo pigliare? Quale facciamo? Perfetto. Ok, a questo punto impostiamo il sistema. S non è noto, S0 è 0, U0 è 7,5, il tempo quanto vale? 15, l'accelerazione non la conosco, il tempo vale 15 alla secondo, va bene? Velocità finale vale 22,5, V0 vale 7,5. L'accelerazione incognita, il tempo vale. Non ho capito È tripla la sua velocità. Tripla. Quindi bisogna moltiplicarla per la velocità iniziale per 3. Va bene? Qui è velocità finale. La formula, no? Questa si risolve come prima, vero? Ora si fa, c'è solo una differenza da portare 7,5 di qua e fare una sottrazione, vero? Per il resto uguale. Si fanno tutti per sostituzione questi sistemi, vero? Volete potrebbe fare anche un Cramer, ma non, questo no perché di un Cramer. L'avete fatto Cramer? No. Però vabbè, tutti per questi fa tutti per sostituzione. Si riava e fa 22,5 meno 7,5 fratto 15. Questo lo mettete direttamente in calcolatrice, va bene? Non andate a fare calcoli parziali. Fratto, capite che vuol dire lo mettete direttamente in calcolatrice? Tutti l'hanno capito questa affermazione. Tutti, se l'avete capito, alzate la mano. Tutti avete capito che vuol dire mettere direttamente in calcolatrice l'equazione. Tutti? Che classe, se roba seria, si scherza. Oh, non ha capito. Mette tutto dentro la quadrice l'espressione, non fare calcoli parziali. Cioè non fa 22,5, 7,5, piglia il totale e poi dividerla. Mette direttamente l'espressione la quadrice. O devo fare una foto per la pubblica. Aveva capito? Grande salto può fare solo la radice di E qui la devo comprare, in conclusione, vero? Se diventa un buon perito, la convesta è cosa su questo. Questo scegliete. Basta vedere a quello che gli ha rubato lì dentro. Dobbiamo mettere rapporto così. Ok? E questo fa 1 metro secondo quadrato. Vado sopra. Allora, volendo, mi potrei fermare qui perché il problema non mi chiede lo spazio percorso, vero? Lo faccio per completezza di esercizio, però il testo non mi chiede lo spazio percorso nella variazione di velocità. Quindi è un dato in più che metto. Chiaro? Siccome erano un sistema lineare, si dice, a incognite separabili, indipendenti, volendo posso risolvere uno senza, chiaro? O meglio, non sono proprio indipendenti perché non c'è, in effetti, c'è SA, scusate, però una volta arriviamo a, posso non mettere quella sopra. Non sono indipendente, ho detto una bischierata. Allora, sopra anche lì si fa l'espressione, 7,5 per 15 più un mezzo, quindi 0,5 per 1 per 225. E fa 225, va bene? Percorre 225 metri per triplicare la sua velocità in 15 secondi, va bene? Ok? Ci siamo? Ovvero, volendo usare un grafico, se io ero in questo punto, qui avevo una velocità di 22,7, bravo, 7,5, accelero, se questo è un grafico, velocità tempo, non spazio-tempo, mi raccomando, arrivo in 15 secondi alla velocità di 22,5. Va bene?
Non esiste. Non avrai mai un problema in cui devi trovare le tue accelerazioni. Un certo siano due mondi diversi, due campi di esistenza diversi. Te puoi lavorare solo quando l'accelerazione è costante. Quindi sei libero, tu puoi lavorare in due stati di tempo dove l'accelerazione rimane costante, ma varia. Però tu analizzi il periodo da 0 a T1 e il periodo da T1 a T2, ma sempre l'accelerazione costante. Mai ti verrà chiesto la variabilità dell'accelerazione, perché quando l'accelerazione dipende dal tempo, tu hai bisogno di fare le derivate e tu devi lavorare con le equazioni matematiche. E quindi le equazioni che abbiamo visto noi valgono solo e esclusivamente quando l'accelerazione è costante, se no non vale. Chiaro? Perché è frutto di un'integrazione, posso integrare l'accelerazione e arrivare a quell'equazione solo se l'accelerazione è costante. Se no, quando vado a integrare l'accelerazione si porta dietro anche altri termini. Chiaro? Ci siamo? Siete a posto? Servo il secondo, il primo l'avete riferito. Non vorrei strozzarsi anche tu, lo sento. Allora, come si fa? La domanda c'è proprio a destino. Un motociclista accelera da 50 a 135 chiede l'accelerazione media. Però anche in questo caso ti porta due velocità, va bene? Quindi fai come sai fare. Come risolvereste con questo esercizio? Quale equazione useresti? Vi dà due velocità, la velocità iniziale e la velocità finale. La prima o la seconda? La seconda, va bene? Ok? Mettete la velocità finale 135 diviso 3,6, uguale alla velocità iniziale 50 diviso 3,6, uguale a per, al posto di tempo ci mettete, quindi l'accelerazione sarà 135 diviso 3,6 meno 50 diviso 3,6 fratto 5,5. Va bene? Mi seguite? Mi seguite voi? Avete capito? Va bene. No, era andato avanti, magari si può perdere. Allora, facciamo questo esercizio qui, va bene? Qui vi dà due velocità, la prima e la seconda. Quale equazione ho chiesto si utilizza? La prima o la seconda equazione oraria? Dai, forza, parla! Si usa la prima o la seconda equazione per risolvere questo esercizio? Questo, il 5. Quella dello spazio? La seconda, va bene? Quella della velocità. 50 è la velocità iniziale o finale? Facciamo rispondere loro. Ho capito che voi avete capito. Vi siete proprio divisi chirurgicamente la classe mia dell'anno scorso e quelli nuovi. Quindi fu bene perché c'ho il coro delle voci di basso e il coro delle voci di alto. Quindi devo gestire il coro e canti in sinfonia, va bene? Sennò sente le stecche. Allora, qual è in questo esercizio la velocità iniziale? Perfetto, perfetto, va bene? Ci siamo? Mi torna? Sostituite V0 ci mettete 50 diviso 3,6, vero? La velocità finale V è 135 diviso 3,6. Il tempo ci mettete 5 secondi, 5,5. E risolvete, qual è l'incognito che rimane? Guarda le equazioni. Va bene? Mi torna? Chiaro? Tutto chiaro? Beh, se non capite, alza la mano. Non è vergogna non capire. Fa parte dell'essere umano. Non a tutti piace la stessa roba, non a tutti si appiccia lo stesso menuso, non a tutti piace la stessa donna. È la bellezza dell'essere umano, la diversità, vero? C'è chi ha i capelli biondi, trasparenti come me, c'è chi ha capelli colorati come voi, eh? Vero? È il bello dell'essere umano, è diverso. C'è chi è marocchino, c'è chi è italiano, senza offendere nessuno. Ci siamo? A posto o devo farlo io? A posto? Tutto a posto? Sì o no?
E voi guardate senza pronunciarsi. Guardate. Sì, no, se no ripeto, se si va avanti. Te sì, ma lui vedi, mi guarda o risponde. È chiaro? Oh, che culo. L'ho fatta. Stava dura, eh? Bene, qui avete, durante l'allenamento, di un ciclista, allenatore con pila tabella, e sopra c'è il tempo, sotto c'è la velocità che ovviamente raggiunge. Allora, vi chiede la prima domanda qualitativa: dove c'è la decelerazione? Da quale secondo si inizia a decelerare? Tutti d'accordo? Non capisco, voi quando vi guardo siete come una fase indietro a quest'altri, ma come mai? Perché non mi seguite, non siete ancora abituati a come insegno? Allora, qual è il problema? C'è un problema? Avete capito? No, perché qui c'è stato, si dice di fare due classi, una va a 200, la va a 50, bisogna riallineare un po', no? Compito mio è riallinearvi, però devo capire dove manca. Ora, a parte qualcuno di qua che giustamente potrebbe venire benissimo, io stra, però io conosco una parte di questi, so che vanno a una bella velocità, ma questi mi sono selezionati io, quindi non so che vanno forte, perché volevo finalmente avere una classe dinamica. Però questo aiuta anche voi, se mi aiutate voi, aiutarvi. Allora, non capisco, se non mi seguite, se vanno troppo forti loro e quindi vi demoralizzate, non vi fate spaventare. Chiaro? Siamo qui per voi. Non si può andare tutta a 200 all'ora. Loro hanno già capito, però questo non vuol dire nulla. Devo far capire a voi. È troppo bravo, è troppo facile insegnare a loro. Devo insegnare a tutti. L'importante è che ci sia, ma fate l'attenzione. Io vi devo insegnare. Se c'è attenzione, è compito mio trasmettere. Allora, questo esercizio innanzitutto l'avete capito che cosa vi chiede? Perché la domanda è questo: capire cosa vi chiede. L'avete capito? Sì o no? Sì. Tutti? L'ha capito? Sì? Beh, vi chiede quando inizia a decelerare, in quale istante di tempo? L'avete capito? Bene, da quale secondo voi comincia a decelerare? Lo vedete il tempo sopra? Questo è il tempo e questa è la velocità. Vedete da quale istante di tempo inizia a decelerare? Da quale secondo? Dimmi. Perfetto, da 60 secondi comincia a decelerare. Siete tutti d'accordo? La prima domanda è: in quale intervallo c'è stata l'accelerazione? Dal 60 a, e poi qual altro intervallo decelera, se c'è? Perfetto. Oh, chiaro? Bene. In quale intervallo c'è l'accelerazione? Da 20, 40, sì. 40. Bene, perfetto, tutti d'accordo? Qual è stata la massima accelerazione media? Per fare questo devo necessariamente mettermi a fare, chiaro? Posso fare una furbata, vediamo se bravo. Allora, tu va troppo forte. Tu sei partito bene, però allora c'è una differenza. Tipo la differenza di cosa? Qual è l'intervallo? Allora, dopo aver tirato questa conclusione, senza fare un calcolo, secondo te, o comunque se riesci, qual è l'intervallo in secondi in cui l'accelerazione media è maggiore? Quale? Perfetto. Però, visto che tu sei stato per spiace, ce n'è una in cui è maggiore. Qual è quella dove è maggiore? Ah, no, ha ragione. È così. Scusa? No, non c'è la pagina. Questa è tutta roba mia. Quella mano. Perché nel libro, se tu prendi il libro, lo portate, ve lo fa vedere,
È molto difficile fare questi esercizi perché li dà per scontati, perché uno venendo alla seconda dovrebbe saperli fare bene, ma non è così. Quindi devo riprendere tutto e rafforzare, capisci? Comunque ve li mando, non ti preoccupare. Allora, scusami, se uno è zoppo, non va a fare 100 metri, va a pescare. Vieni in prima fila, beati Dio. Dai, dai, almeno accanto a me. O perlomeno dillo, non ci vedo e io slalzo. Gli strumenti dell'informatica permettono anche questo, entro certi limiti. Chiaro? Massima decelerazione media, avete capito? Massima decelerazione. Va bene? Ma perché voglio la finestra? Vieni qui, ci si annoia. Avanti. Calcolarla poi è una semplice sottrazione diviso fuori la sottrazione di velocità diviso diviso. Non ho capito. Per trovare l'accelerazione vera, media, nei vari intervalli, come fa? La differenza di velocità diviso? Diviso? Ovvero? Va bene? Prova avanti. Allora, voi non vi preoccupate perché gli altri anni per fare questa roba ci mettevo minimo il triplo di tempo, prima la fissero. Quindi, non vi preoccupate. Un camion che sta andando a velocità di 90 si ferma in 12,5 secondi. Qual è la sua decelerazione media? Qui comincia a essere leggermente diverso, ma leggermente. Se siete vispi, dovete trovare sempre sui valori VF e V0. Qual è V0 e qual è VF? Zero. E qual è VF? Se lo sai, alza la mano e fermati, voglio essere a prima loro di te. Alza la mano se tu lo sai. Alza la mano se lo sai, basta. Sta zitto. Il 7, il 7. Lo sai? Chi è che lo sa? Posso mi pare saperlo, voi lo sapete. Chi è V0? Te l'ha letto, poi. Te lo sai? Vorrei sentirlo, voi lo sapete? Qual è V0? Tutti voi quattro lo sapete che è V0? Cinque? Tutti? Dimmi qual è V0? Molto sbagliata. Beh, allora, zoom. V0! No, ha ragione, questa è la giusta. Ho sbagliato io, V0 e 90, scusate. Web, titti Madonna, va bene? Bene. Tutto chiaro? Una volta individuato UF e V0, il tempo ve lo dà, vero? Risolve l'accelerazione, ormai è chiaro, vero? Con la sola differenza è qui l'accelerazione viene. Bravo. Perché si fa il VF meno V0, quindi viene 0 meno 90 diviso 3, 6 fratto 12,5. Quindi 0 meno 90 diviso 3, 6 è un numero negativo, fratto 12,5 viene un numero negativo, perché l'accelerazione è di fatto una decelerazione. Vero? Tutto chiaro? Sì o no? Questo esercizio diventa leggermente più complesso se vi chiede lo spazio percorso nella fase di decelerazione. Diventa complesso non nella trascrizione dell'equazione, ma nell'esecuzione del calcolo. Quindi ve la fo un attimo. In questo caso trovo la decelerazione, vero? Che è 0 meno 90 diviso 3, 6 fratto 12,5 e viene
Dimmi. Questa è la decelerazione, va bene. Quando andate a calcolare lo spazio percorso nella fase di decelerazione, S0 è? Va bene? V0 è? Diviso 3 e 6. Per il tempo è? Più un mezzo per l'accelerazione. Diventa? In meno lo prendo e lo metto, chiaro? Va bene? Poi riporto il termine 2,5 e 12,5 alla seconda. Va bene? Ci siamo? Quindi 90 per diviso, scusate, 3,6 per 12,5 meno 0,5 per 2,5 per 12,5 alla seconda e viene circa 117,2 metri. Va bene? Questo è lo spazio percorso nella fase di accelerazione. Siete ready to start? Bene.